Eccoci qui oggi, sigla corta perché dobbiamo recuperare un po' di minuti persi. Mimmo Ferretti, buongiorno. Buongiorno Marco, buongiorno Adriano, buongiorno, buon appetito a tutti. Ciao Mimmo, buongiorno. Dobbiamo recuperare, anche perché mi pare di aver capito da quello che ho letto, che abbiamo letto Mimmo, che sì. Sono tante, no, le tematiche che ha affrontato, come di consueto. Tematiche di moda, diciamo, su come si vestono i giornalisti che vanno al seguito della Roma, che ha fatto una polemica molto, neanche troppo leggera, ma insomma comunque... Però insomma lui, Spalletti è così, Spalletti non te lascia niente. Cioè, avete sentito? No, scusate. Sentito no. Ci sono tanti allenatori, quasi tutti gli allenatori, che dicono io non leggo i giornali, no? Mm-hmm. Perché lui ha detto io leggo tutto. Cioè, quindi anzi, certe volte non riesco a leggere proprio tutto quello che vorrei, un po' mi dispiace, ma devo organizzarmi meglio per leggere veramente tutto. Insomma, quindi è uno che non si fa scappare niente, non si fa sfuggire niente. A proposito di questo, no, Mimmo, ne parlavamo in mattinata e in relazione a questa dichiarazione con te possiamo ampliare il discorso. Sembra un paradosso, però mi piace constatare un aspetto fondamentalmente. Qualcuno diceva prima del suo ritorno o immediatamente dopo il suo ritorno, l'unico problema può essere il legame con l'ambiente, con la città. Io lo vedo come un plusvalore, cioè è arrivato a Trigoria l'unica persona in questo momento che poteva sapere tutto, conoscere tutto, muoversi a meraviglia fra le difficoltà che oggettivamente ci sono anche a livello ambientale o di critica, no? Di letture di giornali, come lui ha sottolineato. Mi sembra abbastanza pronto, preparato, molto più di qualsiasi altro allenatore fosse arrivato. Guarda Marco, io ti dico una cosa, coloro che dicevano prima che Spalletti arrivasse che lui avrebbe avuto dei problemi con l'ambiente, con la stampa, con... non sapevano un cazzo, te lo dico io, te lo dico proprio in italiano puro. Sì, sì, abbastanza efficace. Si inventavano queste cose, non sapevano esattamente qual era la situazione, era tanto per dire una cosa, perché magari l'avevano sentita di 7-8 anni fa, l'hanno poi ridetta, e quindi si è andato avanti a parlare di queste cose in maniera inutile, perché non era assolutamente così, insomma, non... anzi... Probabilmente coloro che dicevano quelle cose sono coloro che magari avevano avuto qualche piccolo problema, ma insomma di comprensione, no? Di condivisione anche di qualche cosa con l'allenatore, ma sicuramente Spalletti non ha avuto problemi, assolutamente. Ve lo ripeto, chi lo diceva e chi continua a dirlo è perché gli andava di dirlo, senza avere delle basi solide in mano, perché poi dopo bisogna anche vedere se uno non ha un buon rapporto con qualcuno, se la colpa è soltanto da una parte o se magari una compartecipazione c'è anche dall'altra, no? Quindi insomma... Sì, ma anche perché Mimmo, tu mi insegni che ammesso e non concesso che ci siano nemici di Spalletti, ammesso e non concesso... Ma comunque... Si dice sempre che è meglio conoscerli i nemici, no? E lui li conosce come nessun altro. Sì, ma ti devo dire che qui si è giocato molto su questo fatto e forse si continua a giocare perché tu ne stai parlando e quindi è evidentemente ancora un argomento caldo, dimenticando che questa è una cosa assolutamente marginale rispetto a quello che è il rendimento della Roma. Faccio l'ennesimo stupido esempio, ma mi tocca farlo. Se la Roma vince 1-0, un giornalista non può scrivere che ha fatto 1-1. Mi spiego? Come? Un giornalista semmai ha il diritto dovere di fare una recensione sulla partita, su come ha giocato la squadra, ma se c'è una cosa che giornalisticamente non è assolutamente intoccabile, sarà sempre intoccabile, è il risultato di una partita, per dirne una. Lo sport sotto questo aspetto è ancora molto puro, no? Se voi pensate, io faccio sempre l'esempio, quando ci sono le elezioni, no? Voi vi sarà capitato anche a voi, no? Che qualsiasi tipo di risultato ci sia, non c'è mai nessuno che ha perso, no? Qualcuno contiene, qualcuno vince, qualcuno ha mantenuto, proprio ci sono i numeri, però i numeri non vengono mai analizzati. Perché si fa così? Perché è un'usanza, no? Il giornalismo è anche applicato a determinati settori dell'informazione, ad esempio questo politico è un giornalista strano, giornalista sportivo. Se finisce 0-0 tu non puoi scrivere che è finita 1-0, se finisce 1-1 non puoi scrivere che è finita 0-0. Questo per spiegarti che poi dopo i fraintendimenti, le incomprensioni con questo o con quello possono nascere soltanto su delle divergenze d'opinioni, ma stiamo parlando di opinioni, non certamente di, come posso dire, di notizie, di dati di fatto. Quindi se la Roma gioca bene, e tutti noi lo speriamo, perché il bambino dall'altra parte del mondo ha visto Spalletti caduta dello Zenit e gli ha detto tu sei allenatore della Roma, e questo non può, io personalmente spero questo, che si possa continuare a vedere questo, e poi dopo tutto il resto è marginale. Non interessa che tipo di rapporto ci può stare tra un allenatore e un giornalista, o tra l'allenatore e la classe giornalistica, perché tanto a lui non gliene frega niente, cioè l'ha dimostrato oggi, doveva dire una cosa
ad un collega di Mangiante e gliel'ha detta tranquillamente, senza starsi a preoccupare. E gli ha detto pure fammi la cortesia, riportalo, facendo, ovviamente facendo il gigione, perché nel momento in cui te lo dici in diretta televisiva non c'è bisogno che qualcuno glielo riporta, perché quello l'ha ascoltata direttamente. Insomma, noi abbiamo giocato molto prima dell'arrivo di Spalletti a pensare a che tipo di Spalletti sarebbe venuto e che tipo di Roma sarebbe stata. Ancora andiamo avanti, forse un pochino oggi meno, finalmente si sta cambiando con questo andazzo inutile, a cominciare a dire chi farà il Perrotta, chi farà il Taddei, chi farà il Mancini, chi farà il Pizzarro, dimenticando che quella era una Roma, quelli erano giocatori, adesso ce ne siamo tutti altri. Ah, bravo, però posso chiederti una cosa. Però prima devo aggiungere una cosa, Mimmo, perché ha telefonato adesso il nostro Marco Valerio Rossomando e ha detto che Luciano Spalletti si era dimenticato di dire due cose in conferenza stampa, quindi ha preso. Ma è così, ma io posso capire se qualcuno l'ha cominciato a conoscere adesso. Io ho la fortuna, la sfortuna, non lo so, di averlo cominciato a conoscere quando lui è arrivato la prima volta. Beh, però mi dici che cosa ha detto? Allora, li ha presi tutte da una parte, fuori credo, dalla sala stampa, sì. Il topino, il medico, c'è la cura per topino. Esatto. Ha detto il medico ha trovato la cura per il topino, sono supposte, capito? Faglielo dire, ma insomma, voglio dire, che qual è il problema? Dai, se lo schiaccio al topino so danni. Ha detto che voleva, si era scordato di dire una cosa su Gyomber, perché nella sua carriera non gli era mai capitato di vedere un giocatore che con un dito rotto e con la testa fasciata perché aveva un taglio dare tutto in campo come se non avesse niente. E questo gli fa onore a Gyomber e a Spalletti. La seconda è che De Rossi ha messo la foto di Gyomber sul suo armadietto. No, questa è bella però. Cioè sull'armadietto di Spalletti o sul... Forse su, no, sul suo credo. Allora quindi sul proprio. Sul proprio, hai ragione. Perché se il suo è riferito... Hai ragione. Adria, proprio devi pagare pure una cosetta per queste piccole lezioni. Ah beh, mi fanno sempre comodo. Ho capito. Devo sempre rivendere. porta l'arte a casa. Dai. Ma molto carino, due cose molto carino. La seconda mi sembra molto divertente. Perché è molto divertente, no? Se ci pensate, che un compagno di squadra che ha eletto al suo idolo uno che ha giocato con la testa spaccata, ma l'immagine di Gyomber che si era terrorizzato quando è andata a capocciata ce l'abbiamo tutti davanti agli occhi, no? Come? Perché c'aveva il suo sangue che gli cascava, cominciava a chiamare tutti, pure la mamma forse lui avrebbe avuto accanto in quel momento, lo capisco, però poi ha continuato. E lì c'è stata una scena che poi insomma ha scatenato anche quello che abbiamo letto nei giorni scorsi, no? Cioè questo retroscena che dal fatto c'era Gyomber a terra con la capoccia sanguinante e Spalletti fa uscire e tutti dicono ma che sta succedendo? Poteva e succedere poi lì una cosa brutta, il famoso ti do fuoco eccetera. Poteva succedere una cosa bruttissima, anzi no, considerato così, quello che ci ha riportato Rossomando, mi viene da dire anzi che non si è fatto il tatuaggio di Gyomber, Daniele De Rossi. Però so che in settimana ho letto da qualche parte che se ne è fatto uno nuovo, pare di sì. Sì, un cappellino di pescatore, una cosa non ho ben capito. Ma chissà cosa dobbiamo cercare di capire se sull'armadietto dei Spalletti o su quello di De Rossi. Il tatuaggio? Chissà cosa significherà quella tatu. Mimmo, c'è il break, ci aspetti un secondo? Sì. A volentieri, grazie. Secondo. Con Masetti che è in primo. Rieccoci con Mimmo Ferretti del Messaggero. Mimmo. Ma volevo fare una domanda a Triano, ma è venuto un flash. Ma il tuo primo raduno con Roma è stato quello a Castelrotto con Spalletti di Cassano? Bravissimo. Che l'ha cacciato? Sì. Grande, vedi che sono ancora a buona memoria. Però facevo le riprese lì, Mimmo, con la telecamera. Era ragazzino. Oh, ma non stavi con PG? Sì, con PG. No, posso, ero il suo operatore, ero. Lo salutiamo. Mi ricordo tutto perfettamente, sì, va bene. Sì, eri molto spaurito, me lo ricordo. Invece abbastanza, sì. Anche, vabbè, no, ci sono cose che attengono. Quindi è meglio. No, lì c'è il copyright, però. Sì, esatto. Attenzione, attenzione. Vabbè, Mimmo, poco fa dicevi giustamente, basta dire chi farà il Perrotta, no? Però oggi ti posso chiedere chi farà il Nainggolan. Questa è una buona domanda, perché Nainggolan è stato uno degli uomini fissi di Spalletti, cioè sempre titolare e sempre allo stesso posto, questo Spalletti recuperato, diciamo. E lui ha detto alcune cose che mi hanno convinto poco, secondo me ci sta a fare una supercazzola, secondo me, perché ha detto Van Kerr, perché poi è il suo posto, è lo super, non lo so, non mi ha convinto molto di più quando ha nominato il Florenzi. Però non lo so, perché secondo me molto dipende, noi tutti i discorsi che stiamo facendo o tenteremo adesso di fare sulla formazione sono legati al fatto che ha preso e giocherà o meno Dzeko.
perché lì ti cambiano parecchie cose. Lui non è stato definitivo sul sì, non è stato neanche definitivo sul no in riferimento a Dzeko. E se c'è Dzeko puoi giocare con due trequartisti veri, no? Con un centrocampista messo lì a fare il trequartista. Lui ha dato un elemento legato a Perotti, riferisco a Spalletti, ha detto che Perotti e Magnanelli sono stati coloro che hanno corso di più nella partita di Reggio Emilia, proprio come chilometraggio. E questo ti dà l'idea che Perotti è uno che è molto bravo con i piedi, ma anche uno che insomma c'ha la qualità della corsa, e quindi potrebbe essere lui inserito in quel ruolo lì, magari in maniera diversa rispetto a come ha giocato a Reggio Emilia. Reggio Emilia ha fatto l'unico trequartista, c'erano due punte davanti che erano posizionate in maniera abbastanza anomala, però erano due punte, erano Salah e il Sciarabi, con Perotti che giocava dietro loro a fare il trequartista. Se c'è Dzeko puoi giocare anche con due trequartisti, e in questo senso, come ha giocato fino adesso la Roma, no? Con Nangolan in quella posizione, uno dei due trequartisti potrebbe essere ancora Perotti e l'altro restare con lui che è sempre stato, insomma. Quindi ci sono ancora molte cose da verificare. L'allenamento di oggi pomeriggio servirà a chiarire le idee a Spalletti e a complicare le idee dei giornalisti, sì, quando dovranno andare a fare la formazione. Ma come fa un giocatore che ha una lesione a scendere in campo 48 ore dopo in allenamento e addirittura essere pronto per giocare una partita? Parlo di Digne. Perché evidentemente ci vogliono i medici da Roma, come ha detto Spalletti, sono troppo severo. Perché non esiste che uno c'ha una lesione e si comporta come Digne. Evidentemente non era una lesione, non era una lesione così grave. Perché l'hai detto te, cioè non esiste nella storia del calcio che uno c'ha. Della medicina, direi. La medicina applicata al calcio, che se uno c'ha uno stiramento deve star fermo 3 settimane, poi dopo invece non sta fermo 3 settimane, una al massimo salta una partita e mezza. Non lo so, vabbè, è un miracolo. No, sai perché? Anche una cosa, Adriano, sì, te lo ricordi uno che giocava con la Roma? Era un ragazzo africano, Gervinho, te lo ricordi? Sì, no, di vista. E Gervinho ti faceva toppare tutte le cose. È vero. Si capiva bene. Ogni volta si faceva male, fuori che? Vediamo, decide lui. Se questo c'ha le fibre ottiche a posto dei muscoli, che cosa c'ha Gervinho? Insomma, forse ci stanno quelli che ci hanno la guarigione lampo, per non dire che se sono sbagliati i medici, dai, sto facendo un grande giro di parole. Che fatica, allora, te la cambio. Io come, dai. Ma... Te la butto sulla tattica, perché con questo 3-4-2-1, mettiamola così, cioè il sostituto di Digne e Sharawi è il contrario? Credo che più che il sostituto, credo che lì le gerarchie ci siano, credo che il titolare sia il Sharawi, e Digne si dovrà accomodare, forse aspetta un pochino. Però Mimo, parliamo di un attaccante del terzino? Per te. Il sistema di gioco che ha in mente Andrea Soli. Chi? Nel sistema di gioco che ha in mente Andrea Soli, che poi lui sviluppò in quella famosa partita contro la Sampdoria, guarda caso, prima edizione, mi c'è la mela lì. Sì. Nel senso che se il principio è quello... Spalletti ci mette Sciarabi, ci ha sempre messo Sciarabi, anche se l'altra volta l'ha fatto giocare più di punta. Con la difesa a 3 tu ti puoi permettere di avere un giocatore di quel calibro lì. Il problema dove nasce? Se nasce il problema, è che se tu vuoi fare proprio la formazione quella bella, metti dentro insieme Dzeko, Perotti, Salah e Sciarabi, cioè è il modo di farli giocare tutti insieme. Poi però da serie chi corre? Cioè, tanti anni fa c'era Platini che diceva: io fumo, dice, ma guarda che fumo fa male perché poi non corre, che me frega, basta che non fuma Bonini, diceva Platini, capito? Che era il mediano biondo, voi ricorderete, no? Sì. Quello della Juventus di qualche annetto fa. E lo stesso principio è quello, insomma, tu ci puoi avere tutti i giocatori che sono giocatori d'attacco, però ci vuole pure qualcuno che corre. E Sciarabi mi sembra che la corsa non gli faccia difetto. Però oggi Spalletti ha nominato un calciatore durante la conferenza stampa di cui noi avevamo un pochino perso le tracce, ma semplicemente perché era infortunato e le partite che aveva giocato con Rodolfo Garcia, le ultime, non erano state buone perché era infortunato. Parlo di Iago Falche. Iago Falche, in questo sistema di gioco che Spalletti ha architettato, il 3-4-2-1 che diventa 3-4-1-2 che diventa 4-3-1, insomma... Mm-hmm. I numeri possiamo dare tutti, poi io sono messo nel dare i numeri. Cioè, Iago Falche è uno che ti può fare un sacco di cose, eh? Ti può fare il trequartista, ti può fare l'attaccante largo, ti può fare il quarto a centrocampo tipo il Sharawi, insomma
ci sono tante soluzioni. Quando poi tu c'hai giocatori che stanno bene e che sono bravi, tutto risulta più facile. Oggi in conferenza stampa è stata fatta una domanda a Spalletti se il fatto che la Roma sia migliorata sul piano proprio della proposizione di un certo tipo di gioco sia stato merito del lavoro fatto dallo staff in allenamento oppure da una mente più sgombra da parte dei calciatori. E Spalletti come primo punto ha messo proprio questo fatto che se la squadra è più serena gioca meglio, e poi se tu giochi bene e sei più sereno ti fai anche meno infortuni, che questo però secondo me è un argomento per quanto mi riguarda abbastanza controverso. C'è un'incidenza sicuramente anche mentale quando tu ti vai a far male perché non stai bene, però non è sempre detto così. Se tu sei preparato male c'hai più facilità di farti male che invece sei preparato bene. Però ecco, proprio questa Spalletti ha detto la squadra ha giocato con un po' più di con la mente sgombra e ha nocciolato tutti i numeri relativi ad esempio al fraseggio dentro il campo, no? E che lì se tu non stai bene, tu non c'hai fiducia in quello che fai, probabilmente non lo fai. Mentre lui parlava e diceva queste cose, sapete quale squadra mi è venuta in mente che fa un fraseggio continuo in mezzo al campo senza paura che qualcuno gli va addosso e comunque se la passano sempre eccetera eccetera? Beh, ve lo dico io, mi viene in mente il Barcellona, perché è proprio il principio del Barcellona del palleggio, il famoso tiki-taka, è che non c'hanno paura di averci il pallone fra i piedi, no? Parlo del tiki-taka, quello guardoliano, proprio quello classico, immenso. Sì. Se tu stai bene, se tu non sei bene pure con la capoccia, non hai paura di avere il pallone fra i piedi, quando si dice il pallone ti scotta, no? Se a te non ti scotta il pallone, tu te lo passi, te lo giochi, fai dei ting, dei qua, senza nessun tipo di problema. Se invece tu non stai bene, sei preoccupato, non vedo l'ora di buttarlo via il pallone. Tanto è vero che nell'analisi dei numeri che è stata fatta in riferimento alle partite di Spalletti, c'è una crescita costante del numero di passaggi sbagliati, che è sempre inferiore, sempre minore, voglio dire, no? Rispetto alla partita precedente. Aumentano i palloni riconquistati, aumentano i palloni che vengono giocati in un certo modo. Insomma, la squadra sta migliorando, non può essere solo culo, no? Cioè, non può essere solo culo, cioè deve essere anche un lavoro. Anche perché il culo aiuta gli audaci, lavoro, no? Si diceva così. Sì, non era proprio così, però tu l'hai volgarizzato. Io l'ho volgarizzato. Allora, Mimmo, no, scusa, io a proposito di quello che dicevi poco fa, no? La testa legata alle gambe, le gambe legate alla testa. Esattamente. Oggi mi è sembrato in un paio di passaggi, da quello che ho letto, perché non ho potuto ascoltarlo, ovviamente, che lui stia tentando di fare da collante a più situazioni, quindi cercando di aggiustare anche la testa o di chi gioca o di chi guarda, mi riferisco al pubblico, nel senso che prendo a riferimento Dzeko e Szczęsny. A Dzeko, su Dzeko dice, dice che in realtà è la squadra che deve assisterlo meglio, nascondendo tutta un'altra serie di problemi. Non parlate dei problemi ovviamente fisici, c'è. E su Szczęsny sottolinea come lui, tra le tante cose che ha detto pure che forse, no, c'è la possibilità di rimanere, come dire, non lo trattate male. La Roma ha già preso Alisson. Certamente però, non rimarrà, no? Certamente non rimarrà, però è un po' come un messaggio ai naviganti, a chi lo guarda, trattatelo bene, un giocatore della Roma, no? Mi è sembrato, ecco, che stia tentando di curare i muscoli, ma anche la testa dei giocatori e dei tifosi. Assolutamente sì, ma quello è anche un po' il compito di un allenatore, no? Cioè ergersi al primo difensore, a baluardo della propria gente, dei propri calciatori, dei propri uomini. Lui ha fatto un discorso su Dzeko che può essere condivisibile o meno, ma dal suo punto di vista, se noi ci mettiamo nei panni di un allenatore, lui ha fatto un discorso perfetto. Cioè, come per dire, non è lui che ne è buono, siete voi che gli è data la palla, capito? E quindi è questo il discorso. Allora dice, dobbiamo essere noi bravi ad andare a esaltare quelle che sono le sue caratteristiche. Tutto vero. Però se io ho una caratteristica che è minima, tu mi puoi dare la palla bene come te pare, tanto io non ci faccio niente perché c'è una caratteristica minima. In questo senso voglio dire che ci deve mettere pure parecchio il giocatore, non soltanto la squadra gli deve dare una mano a giocare meglio. Però l'allenatore che cosa ha fatto? Sa che questo è un calciatore in questo momento in difficoltà, che non ha l'opinione pubblica dalla sua parte, che ha bisogno di essere rincuorato, rinforzato, coccolato, sbaciucchiato, e lui questo fa, perché un allenatore questo deve fare, e lui lo fa perfettamente con i suoi modi, con i suoi sistemi, con il suo parlare che potrebbe fare delle scorciatoie immediate, invece vi ha sempre raccordato male prima di una cosa, ma va bene, fa parte del personaggio, va bene. Dai, è stata una bugia a fin di bene, si può dire.
Ma non so se poi una bugia, perché può darsi pure che è stata una cosa che lui crede realmente, e secondo me un po' di vero c'è, anzi parecchio di vero c'è, però te lo ripeto, se a me mi metti in condizione di servirmi bene, io mi metto lì davanti, io impio, ma non è che impio manca la porta, io manco la palla pio, capito che ti voglio dire? Mm-hmm. Quindi deve essere secondo me un po' uno e un po' l'altro, però l'allenatore ha fatto bene a dirlo. Oh, Spalletti gli devo insegnare niente sotto questo aspetto. Dire di no. Spalletti è un gran vecchio paraculo che conosce alla perfezione il calcio, i calciatori, conosce l'ambiente e nessuno come lui conosce Roma. Se tu andavi in giro per il mondo a dire trovami un allenatore, forse sai chi è uno che diciamo sta su livelli di Spalletti di conoscenza del niente di Roma, allenatori parlo, si chiama Vincenzo Montella. E Vincenzo Montella domani sarà all'Olimpico con una squadra molto disastrata, sono preoccupatissimo per le condizioni della Sampdoria, perché io diffido proprio con grande terrore di quando la Roma deve affrontarsi a squadre disperate che si giocano alla strada di casa, però insomma Vincenzo Montella è uno che conosce tutto di Roma e probabilmente lui ha avuto un impatto fortissimo quando si è trovato a fare l'allenatore della Roma, anche perché sapeva come comportarsi. Io negli occhi l'immagine, ma penso che ce l'abbiate tutti adesso che ve lo dico, il derby vinto 2-0 con Montella in panchina, ve lo ricordate? Sì. Lui sta in panchina, è impassibile, non ha fatto una smorfia, no. E se non ricordo male, mi sembra che lui in una partita contro l'Asia ha fatto 4 gol, me lo confermate? Devo cercare, vedo su internet. Andate a guardare un po' se vedete qualche sito, se mi confermi, se no, perché me l'hanno detto, ma non male pure il quinto. Ma avete qua l'amichetto tuo? Sì. Ma secondo voi, adesso tanto siamo in chiusura, no? Perché siamo quasi arrivati. Ma indipendentemente da quello che ha detto, ma Spalletti gli ha roso un pochetto le chiccheron che Totti ha fatto quel giochetto in panchina con Piani, ci ho detto tutto lì. Per me sì, Mimmo. Pure, sì, pure un po' più di pure un po' più di pochetto. Mi sono fermato al chiccheron. Pure per me gli ha roduto il chiccheron. No, gli ha roso. No, ma io allora giustamente o meno mi metto nei panni di un allenatore, ok? Il quale vede una cosa del genere, se fa una risata, poi però magari fa anche ragionamenti, dice ma io devo pensare, quando lui ha detto io alleno, gestisco il gruppo, non gestisco Totti, quel principio lì vale anche quando tutti devono essere in qualche modo coesi verso un certo obiettivo, no? Se c'è qualcuno che magari, come ti posso dire, dimostra, ma soltanto parla di dimostrazione senza sapere se in realtà è quello o meno, e ti parlo proprio come immagine che sarà dall'esterno, che magari non è così attento, partecipa a quello che sta accadendo in campo, allora l'allenatore può dire ma insomma non è che proprio sia un segnale bellissimo. Io faccio un ragionamento da allenatore, poi però sappiamo tutti che Totti è così, cioè Totti è uno che ormai ha superato il problema di essere come ti posso dire, ossessionato e divorato dall'emozione o dalla tensione, sia quando gioca sia quando non gioca, e probabilmente quello che è successo fa parte del suo personaggio. Non credo che questo possa inficiare i rapporti tra i due, ma da allenatore io penso che a Spalletti, dopo la prima risatella, tutto sommato avrà fatto un ragionamento un pochino diverso. Però sì, magari la domanda semmai è un'altra, Mimmo, a distanza di 4 giorni, Piani ci avrà capito che era Totti? Adriano, mi fai una cortesia? Me ne vado da solo. Tu tanto dagli una pizza, poi domani te la ridò. Me ne vado da solo. Senti, tipo, no, seriamente, prima dicevi, no, squadra, non dico allo sbando, però certamente in difficoltà la Sampdoria. Sì. O sai che quanto facciamo questi discorsi e te squadra allo sbando ed era la Roma? Bravissimo, mi sembra già un passo in avanti, mi passa un passo in avanti notevole. Tra l'altro, anche nel ricordo della partita d'andata, dove la Roma fece molto bene e perse la partita in maniera altamente sfortunata, no? Io tranquillissimo non starei. Mi dici quanto veramente la temi, quanto dopo una vittoria, se vogliamo, non scontata come quella di martedì scorso, c'è il rischio di una specie di rilassamento che ovviamente sarebbe delittuoso? Beh, no, secondo me la squadra si è scrollata di grosso una grande preoccupazione. A Reggio Emilia si è visto da un'esultanza che era a dir poco smodata, anche esagerata, perché non si era vinta la finale Coppa dei Campioni, ma insomma si era vinta una partita in trasferta dopo tanto tempo, tutto quello che ti aveva da te, però quello è un segnale importante, no? che la squadra ha voluto dare. Io ti dico semplicemente una cosa, ma è una cosa banale: se la Roma batte la Sampdoria sicuramente guadagna qualcosa o sulla Fiorentina o sull'Inter. Oh. È per forza, no? Dopo c'è lo scontro diretto.
No, insomma, siccome c'è, cioè, la partita la prossima settimana, ovviamente tu devi cominciare a vincere e cominciare ad andare a cercare, fa un mini filotto, nel senso che la prossima settimana, cioè, vabbè, Juventus-Napoli, quella la lasciamo perdere, no? Però c'è anche Fiorentina-Inter, allora tu ti devi presentare alla possibilità di giocarti quella partita sapendo che vai a rubare qualche cosa, perché tu c'hai la Sampdoria e poi vai a Carpi, con tutto rispetto, no? Vai a giocare con il Carpi, in casa del Carpi. E tu devi approfittarne di questa situazione. Carpi diem. Basta. Smettila. Basta. Giuro, basta. Guarda che attacca il telefono. Giuro, guarda. Giuro che la smetto. Se non lo dicevi, Adriano, l'avrei già fatto. Come l'hai detto, non ti posso dare questa soddisfazione. Vabbè, te ne coglie l'attimo, a Roma. L'hai detto tu. Vedo che mi conosci. Ti seguo spesso, Mimmo. Vabbè, mi manca un fatte contino. Un fatte conto. Ci sentiamo lunedì, sempre se Dio vuole. Ciao, Mimmo. Ciao a tutti. Scusa, ciao, Mimmo. Ciao, ciao. Ciao Marcolino. Ciao, ciao. La, 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 la. La, la.